Io tra i grandi, una società di Serie A che militava in Champions League, ci sono realmente stato. E questo la gente non lo sa, perché non me l'hanno mai chiesto, non l'ho mai raccontato, e lo racconterò per la prima volta nel libro che uscirà da poco, nel quale oltretutto ti citerò. No, ti ringrazio perché poi la nostra amicizia è nata proprio così, perché io non conoscendoti ti ho citato nel mio unico libro che ho scritto fino adesso, Calciomercato Sliding Doors, dove in un capitolo racconto la tua storia e anche quella di due tuoi alter ego, perché poi, anzi, ti chiedo proprio, ma ti piacerebbe conoscerli un giorno? Sto parlando di Gregory Ankerrod, questo francese che fece un curriculum falso e andò a giocare nel CSKA Sofia, ma per una settimana, giusto il tempo di allenarsi. Che è successo? Aspetta, aspetta, aspetta. Io ce l'ho sempre qua, eh. Ce l'ho sempre Ah, qua, no, ce l'ho grazie, sempre gentilissimo, gentilissimo. No, ti dicevo, se ti qua. faceva piacere un giorno conoscere Gregory Ankerrod e Carlos Kaiser, questo brasiliano che poi era un amico intimo di Romario e Renato Portaluppi, che riuscì ad accaparrarsi ingaggi dai maggiori club brasiliani, ma lì fu una cosa clamorosa perché tu a calcio ci hai giocato, invece questo non era un calciatore perché fu ingaggiato dal Vasco da Gama, dal Fluminense e dal Flamengo senza mai giocare. Beh, ti posso dire una cosa, Franci? Allora, se tu riesci in questa impresa, anche magari da settembre in poi, a riunire fisicamente io e loro due insieme, cioè tu potresti proporre questa cosa a un programma televisivo. Perché, ma non a livello italiano, cioè a livello mondiale. Ma tu ti rendi conto che noi siamo stati quelli che abbiamo preso in giro milioni di persone poi alla fine. Io credo di essere stato l'unico al mondo ad aver falsificato un curriculum e ad essere preso in un reality addirittura. Quindi, cioè, tra le due cose, Franci, è molto più facile fare quello che hanno fatto loro che fare quello che ho fatto io. Perché io ovviamente ero scheletrato, cioè chi è questo? Da dove arriva? Cosa fa? Avevano più modo. Poi internet, Facebook, insomma, era l'inizio, però tecnicamente quello che ho fatto io rispetto a loro è più difficile. No, ma poi no, mi fa sorridere perché c'è la storia di Kaiser che quando fu addirittura ingaggiato da una squadra francese, che era il Gazal e Cagliaccio, gli dissero: vabbè, tu sei brasiliano, stai qui allo stadio, fa un po' di palleggi. Lui terrorizzato, gli consegnarono qualcosa come 15 palloni da calcio e praticamente lui iniziò a tirarli tutti quanti in tribuna perché ha detto: adesso cosa faccio? Io non so palleggiare. E invece Ankerrod lì ha qualcosa in comune con te, sai perché? Perché mentre magari Kaiser era un protagonista della bella vita brasiliana, tu e Ankerrod avete una passione per il calcio, perché il vostro sogno era quello di giocare a calcio, avreste fatto qualunque cosa per giocarci, perché Esatto. poi c'è un aspetto che magari tanti ti hanno visto al Cervia, ma che non conoscono di te, che tutto nasce, si parla di campione del sogno, ma te tutto nasce in modo romantico perché tu in quel momento lì era un momento particolare della tua vita perché stavi facendo il cameriere e di notte per arrotondare lavoravi sui treni occupandoti delle pulizie. Succede che in un orario notturno, tipo alle 3 di notte, tu trovi per terra una gazzetta dello sport, vedi lo spot di Campioni e da lì esce tutta fuori la storia. Grazie, grazie, grazie poi a Paolo Bargigia, grazie poi a Paolo Bargigia, giornalista importante di Mediaset, mio amico, che grazie a quella telefonata, e poi ci siamo visti in un ristorante dove mi ha detto: guarda, tra andare in ritiro ad Ancona e fare il provino a Campioni, prova a fare il provino a Campioni. Paolo è stato molto influente in questa mia scelta, quindi nel libro racconto tutto, nel libro racconto tutto. Ed è andata così, è andata proprio così, però la gente, sai, non sa i sacrifici che ho fatto da calciatore, che a 16 anni ero in una rosa di Serie B, avevo come allenatore Gigi Radice, non sanno che ho giocato a Potenza, che ho giocato, ho vinto un campionato nell'Ecco, che sono stato a Basilea realmente in Serie A, perché televisivamente dovevano giustamente distruggermi per farmi diventare famoso. E così è stato. E poi ti dico, Franci, che io penso di essere, non penso, è la verità. Io sono l'unico personaggio di un reality, che poi è stato ancora oggi detiene il record di essere il più lungo del mondo, perché hanno fatto Grande Fratello quest'anno, è durato 6 mesi, noi siamo durati 10 mesi, quindi è imbattibile come record. Io sono l'unico personaggio dei reality che ha preso in giro, ha preso per il culo, tra virgolette, un'intera nazione, e al posto di mandarmi a casa, il pubblico cosa ha fatto? Mi ha idolatrato.
Cioè, se tu fai un reality, Grande Fratello, e uno bestemmia o dice una cazzata o sta sulle palle al pubblico, questi nel raggio di un televoto lo mandano a casa. A me è successo il contrario, Franci, mi hanno fatto una statua. Ma Forse ti dico, perché ma in quel momento rappresentavo. lì, perdonami se ti interrompo, c'è stato un certo momento dove tu sei anche crollato psicologicamente perché ricordiamo tutti le tue Ma io lacrime volevo quando andare a sei casa. uscito. Io Sì, volevo andare a casa. perché Se vuoi, Cinzia se Bezzania, se non vuoi te lo erro, ti racconto. telefonò proprio a Christian Gross, che era l'allenatore reale del Basilea, per chiedergli se ti conosceva. Tu in quel momento che cosa stai pensando? Qual era la linea di confine? Rimango e divento un idolo oppure me ne vado a casa e ho fatto una figuraccia? Qual è stata la sensazione in quel momento lì? Allora, Christian Gross, che mi ha avuto per una settimana realmente, ma realmente, non poteva ricordarsi di un'improva. Capisci? Cioè, io ero un ragazzo di 20 anni, sai quanti ne arrivano a pro. La Svizzera non è come la Serie A italiana, non è che tu chiami il Milan e vai allenarti col Milan una settimana, no. In Svizzera invece funziona così. Se tu vai a vedere le foto che ho postato, c'è un centro sportivo in mezzo alla città con 20 campi sportivi dove i giocatori del Basilea attraversano la strada, passano in mezzo alla gente, vanno ad allenarsi e poi se ne tornano a casa. Cosa che in Italia non è possibile. Quindi Christian Gross. Come poteva ricordarsi di Francesco Gullo, che era un ragazzo di 20 anni, allenato lì una settimana, poi mi hanno detto di no, anzi, mi volevano anche, tra virgolette, c'è stato un problema di extracomunitario, non ho potuto essere tesserato, ma quello è un altro discorso. Sul discorso invece di campioni, le cose andarono così, e l'ho scritto nel libro. Dopo il massacro della puntata con Ilaria D'Amico, io andai al campo per fare il mio allenamento. Ero in sfida con questo ragazzo, Pasquale Commentale. Nessuno mi rivolgeva la parola, nessuno mi passava la palla in allenamento, mi avevano proprio isolato. Cioè, avevano detto: Gullo, ci hai preso per il culo, adesso te la facciamo pagare e te ne devi andare. Lì sono crollato e cosa ho fatto? Sono uscito dal campo, mi sono tolto il microfono e me ne stavo andando in residenza a farmi le valigie e andarmene a casa. Cioè, come se uno esce dalla porta del Grande Fratello senza dire niente, nessuno se ne va a casa. Cosa è successo? A un certo punto. Mi sono visto arrivare in corsa Roberto Cenci, il regista, Omar Bourikhi, capo degli autori del Grande Fratello, Carmen Liguori, attualmente storica autrice del Grande Fratello, anche lei, Federico Lampredi, quello che sta con la lavagnetta attualmente al Grande Fratello, tutti i pezzi da 90 e mi hanno detto: Dove cazzo vai? E detto, io me ne vado, cioè, nessuno mi parla, nessuno. Allora hanno cercato di convincermi un po', fino a che Roberto Cenci mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Francesco, io non posso dirti se vincerai o no il televoto, perché non possiamo, non è in mano nostra, il televoto è una cosa nazionale, c'è un notaio, ci sono delle. Però se tu riesci a sopportare questa settimana, tu diventi un idolo. Cioè tu massacri tutto, non ce n'è più per nessuno. Allora cosa ho fatto? L'ho guardato negli occhi, lui mi ha abbracciato e gli ho creduto. Poi tornando in campo, Ciccio Graziani, devo dire la verità, è stato molto, molto buono. Come ha detto Francesco, sta settimana è dura, che tu rimanga o no. Io ti difendo, mi ha detto, io ti aiuto. E mi ha aiutato, è andato contro la squadra per me, Ciccio Graziani. E poi, per chiudere il discorso, il venerdì, quando ci fu la puntata, intervennero tre persone a difendermi. Uno era Paolo Liguori, direttore del TGCOM, che mi paragonò a Totò, disse: Noi guardiamo campioni perché c'è Gullo che è come Totò. Poi intervenne in diretta Fiorello. Fiorello, quando intervenne in diretta, che inquadrarono tutti, arrivarono su di me, disse: Questo è Gullo, aspetta un attimo. Mi ha passato al telefono sua mamma. Sua mamma guardava campioni per me, detto da Fiorello in diretta. E poi l'ultimo è Stiamo stato parlando Valentino proprio di uno Rossi. qualunque, insomma, di colui che ha Fiorello, fatto anche giusto. la storia della TV italiana, che tra le altre Fiorello, cose poi tu mi l'ultimo, ricordi se hai fatto scusami, algún video perché. dove l'avresti voluto incontrare recentemente, proprio nel periodo in No, cui ci siamo conosciuti? non ho mai avuto modo di incontrarlo, però spero di poterlo fare prima o poi. E per chiudere, quello che mi ha dato la forza è stato Valentino Rossi, perché Valentino Rossi a controcampo disse: Io, il mio Gullo è un genio, Gullo è il mio idolo. Allora, sai, quando tu c'è un campione del mondo conosciuto da un intero pianeta che dice Gullo è il mio idolo, io da lì ho preso forza. Infatti, ho vinto la sfida al televoto ed è nato Gullo. Capito? Questa è la mia storia.